La mostra comincia con un prologo in cui una serie di libri stampati per lo più ad Alessandria tra la fine del 5 e l'inizio del 600, e quindi importanti anche per la costruzione dell'identità culturale alessandrina. Il primo di questi è una copia cinquecentesca degli Statuti, per intenderci. Questi libri fronteggiano un grandioso tabernacolo monumentale, intagliato da una bottega probabilmente lombarda tra la fine del 5 e l'inizio del 600. Quindi un'architettura miniaturizzata che vuole essere però anche e soprattutto un'architettura preziosa. E questo prologo in qualche modo suggerisce quali sono i due poli attraverso i quali si dipana il percorso della mostra. Da un lato il tema dell'identità culturale, che deve essere percepita in maniera dinamica. L'identità culturale dell'Alessandrino è quella di un territorio di confine, di frontiera, un grande crocevia che non è soltanto un crocevia locale, cioè italo-settentrionale, è un crocevia nazionale e internazionale che vede presenze di opere e artisti provenienti anche da molto lontano. Quindi un'identità non statica, ma dinamica, che proprio tra 5 e 600 conosce dei momenti fondativi molto forti. L'altro tema è quello del ruolo che in questo processo svolgono, soprattutto in certi momenti, come appunto quello a cavallo del 1600, le arti preziose, le arti suntuarie, quindi l'oreficeria, ma anche le arti tessili, l'arte degli armorari, l'intaglio di pietre dure, arti che non erano e non devono essere neanche oggi arti minori, come a volte ce le rappresentiamo, ma erano capaci di proporre delle visioni del mondo per nulla inferiori o meno significative di quelle proposte dalle cosiddette arti maggiori, con le quali esse sono costantemente in dialogo. Quindi la mostra vuole essere un racconto anche di questi dialoghi e di queste interferenze. Per cui si entra nel vivo del percorso con una sezione che mostra come, dopo il Concilio di Trento, la politica della controriforma cattolica, la politica delle immagini intrapresa dalla Chiesa romana, soprattutto anche per merito, per volontà di Pio V, punti molto sul recupero di opere medievali, di solito legate al culto delle reliquie, che vengono riambientate, reinserite dentro delle custodie moderne e sontuose per valorizzare ulteriormente il contenuto dei reliquiari, ma anche valorizzare il ruolo di chi possiede questi reliquiari. La Controriforma, quindi un grande processo storico che ha le radici di una certa modernità, compie un'opera straordinaria di rivitalizzazione e riattualizzazione del Medioevo, e ne documento principe la Stavroteca del Duomo di Alessandria. Una reliquia della Vera Croce arriva ad Alessandria dopo la presa di Costantinopoli da parte dei crociati nel 1204, viene custodita allora gelosamente in cattedrale da parte di famiglie alessandrine che si alternano nella custodia, e all'inizio del 600 viene impreziosita da una spettacolare custodia di argento. Il fenomeno però è ampiamente documentato attraverso pezzi straordinari che vengono da Asti, da Voghera, da Novara e da Mantova, dove arriva per volontà dell'ultima paleologa, che prima la custodiva a Casale, la reliquia forse più importante della Vera Croce che esista al mondo, nel senso che è il pezzo della Vera Croce di maggiori dimensioni. Quindi, in un certo senso, questo importante prestito del Museo Diocesano di Mantova è anche un ritorno a casa. Una sezione successiva è dedicata alla politica delle immagini e anche alla politica degli oggetti intrapresa da Pio V, una politica che si lega anche alla costruzione di una identità iconografica del pontefice e soprattutto alla grande impresa voluta da Pio V in Santa Croce a Bosco Marengo, dove viene realizzato questo grande convento domenicano in cui certo un ruolo molto importante è svolto da Giorgio Vasari, famoso pittore fiorentino che diventa un po' l'artista di riferimento di Pio V, ma dove un ruolo non meno importante è affidato all'oreficeria,
alle arti dell'intaglio, quindi ai busti reliquiario, per esempio come quelli realizzati da Antonio Gentili da Faenza, su disegno di Guglielmo della Porta per Bosco Marengo. In mostra sono presentati i due che oggi sopravvivono, gli altri sono andati dispersi, ma tra queste arti preziose sono anche gli intagli di pietre dure, come i cammei e le gemme, oggetto di reimpiego all'inizio del Settecento nel tabernacolo dell'altar maggiore di Santa Croce a Bosco. E questo grande cantiere determina naturalmente un cambio di passo anche nella cultura figurativa del territorio e di Alessandria in particolare, dove a fine Cinquecento confluiscono maestranze nordiche, ma dove artisti locali possono trovare già negli anni 70, del 70 e 80 del Cinquecento, come accade per esempio a Giorgio Soleri, occasioni di lavoro anche molto importanti. Soleri va a lavorare anche all'Escorial in Spagna. E quindi ad Alessandria è dedicato un ulteriore focus, un'ulteriore sezione, così come altre sezioni territoriali sono dedicate rispettivamente a Casale, a Tortona e all'Oltregioco Genovese. La Casale dei Gonzaga, che diventa però anche un grande centro di approdo di oreficerie tedesche, è anche un centro di elaborazione della razzeria fiamminga, perché arazzieri e fiamminghi lavorano per gli ultimi paleologi e poi per i Gonzaga. Tortona, dominata alla fine del Cinquecento dalla presenza di Cristiana di Danimarca, e l'Oltregioco, che è poi una fascia di